Pesaro si mette in marcia sui 42 chilometri della maratona. Domenica 30 gennaio, Baia Flaminia, Parco San Bartolo e Lungomare Pesarese ospiteranno infatti la prima edizione della Pesaro Marathon. O meglio, l'edizione zero, come amano chiamarla gli organizzatori dell'associazione torinese Orta 10 in 10, che puntano a creare un appuntamento fisso su Pesaro nel calendario podistico nazionale. Si parte da Baia Flaminia, si sale su per Colle San Bartolo, per poi ridiscendere a Baia Flaminia, dove le distanze, che sono due, gli atleti che avranno partecipato alla mezza maratona avranno terminato la loro fatica, mentre i maratoneti dovranno continuare per altri 21 chilometri che percorreranno interamente lungomare, per cui anche con paesaggi che possono aiutare nella fatica, per poi fare il ritorno a Baia Flaminia, dove concluderanno i loro 42 km e 195 metri. Quella di Pesaro è una maratona in anticipo sulle grandi classiche nazionali, ma catalizzerà un gran numero di atleti per la concomitanza con l'Assemblea Nazionale dei Soci del Club Supermarathon Italia, che il giorno prima, sabato 29 gennaio, si riunirà al Baia Flaminia Hotel per eleggere il nuovo direttivo per i prossimi 3 anni. Bella per la città di Pesaro, che sarà un weekend da supermaratoneti, visto che il giorno prima, appunto nell'hotel Baia Flaminia, si terrà l'Assemblea Nazionale dei Soci del Club Supermarathon. Atleti che per iscriversi a questo club devono aver corso in carriera almeno 50 maratone, e dunque politica al sabato e festa la domenica. A 10 giorni dalla corsa sono pronte le iscrizioni. Le iscrizioni sono aperte online sul sito icron.it. Le quote di iscrizione, come nella tradizione della nostra associazione, sono popolari: 20 euro per correre la mezza maratona e 40 euro per correre la maratona. Ovviamente le iscrizioni sono aperte a tutti, non solo ai soci del club. Diciamo più che altro che i principianti potranno avvantaggiarsi di correre con i maratonetti più esperti d'Italia. Questa manifestazione per tenere sotto controllo l'emergenza Covid, e dunque tutti i partecipanti dovranno essere muniti di Green Pass, è sufficiente anche quello base. Tutti i partecipanti ammessi alla ripartenza e anche il personale dovrà essere munito di mascherina FFP2. Ognuno di queste persone verrà tracciato a mezzo di un'auto certificazione, gli verrà misurata la temperatura, in modo che tutto venga effettuato con criteri di sicurezza che più che mai sono indispensabili. Chi parteciperà potrà farlo correndo al fianco di campionissimi come Luca Antonelli, Stefano Velatta, Alberico Di Cecco e, per la corsa in rosa, Monica Correale e Federica Moroni.